L'ho fatto ancora, mi sono nuovamente offerto come cavia dei miei stessi esperimenti. Ho di nuovo forzato la natura, ho di nuovo infilato il cubo di legno di forza nello spazio tondo. Dannato me, non imparerò mai. Ma ancora una volta ho tratto piacere dal mio masochismo, ancora una volta l'esperimento ha dato esito positivo. Per l'ennesima volta l'esperienza diretta ha dimostrato che il fumetto non conosce dogma di fruibilità. Quando ho comprato il volume 1 di Impossibile Amarsi allo stand di Casa Obache e a Lucca Comics ero con la Moma. Quando l'autrice Rossella Sergi ha chiesto a che nome avrebbe dovuto dedicare il volume, io ho risposto a Mattia, che sono io. Mia moglie non si chiama Mattia. Non ho potuto fare a meno per un attimo di notare la sua espressione sorpresa nello scoprire che Impossibile Amarsi non era per la Moma ma era per me. E parzialmente lo posso anche capire. Tra chi acquista storie di questo tipo, immagino la percentuale di maschi non deve essere molto alta, anzi. E lo so, è un argomento che ho già trattato parlando di Banana Banana. Ma ho pensato che quell'unico caso potesse rappresentare una piacevole eccezione, quindi ho voluto confrontarmi con un altro volume e parzialmente con un altro genere, che nei presupposti potesse essere molto molto lontano da quelli che sono i miei gusti in fatto di fumetti. Impossibile Amarsi è uno yosei, ovvero una storia romantica, sentimentale, prettamente indirizzata ad un pubblico femminile in età adolescenziale. E siccome io non sono più una scolaretta, non più almeno, valuterete voi da quanto vi dirò se si tratta di una lettura fruibile anche da altre categorie di lettori o meno. Partiamo da un aspetto di questo fumetto che ho ritenuto essere un buon punto di partenza per discutere dell'opera stessa, la trama. La storia alla base di Impossibile Amarsi la si può definire basilare, ha tutto ciò che serve al genere, nulla di più, nulla di meno, niente di eccessivamente originale o mai visto, senza infamia e senza lode, insomma. Uno spiacevole incontro è l'inizio dei guai per Ada, studentessa universitaria di 22 anni. Possibile che lo sconosciuto col quale ha avuto un violento scontro verbale sia davvero il giovane professore che assisterà al suo esame? Ada dovrà fronteggiare la ferma avversione del professore, ma nessuno dei due immagina che quello sarà solo il primo di una lunga serie di incontri forzati, che li condurrà in una storia controversa e passionale, in cui la sete di rivalsa potrebbe trasformarsi in una sottile declinazione di desiderio. Come dicevo, la trama è semplice, lineare ed in linea con il genere di cui è esponente. Quindi la storia non mi è piaciuta? Non ho detto questo, anzi. Ammetto che gli elementi cardine di questo volume si rivolgano ad un lettore decisamente diverso da me. Non vi aspettate quindi un qualcosa di molto differente da ciò che promette la copertina, almeno per quanto riguarda la trama, perché poi il modo in cui Impossibile Amarsi è stato realizzato ha fatto sì che mi piacesse parecchio. Provo a spiegarmi, innanzitutto dobbiamo necessariamente parlare di empatia. I personaggi sono talmente ben caratterizzati, le situazioni che si vengono man mano a creare sono così ben presentate e così coinvolgenti, che è davvero impossibile non entrare in empatia con i protagonisti. Lo ammetto, ad influenzare un po' il tutto c'è forse il fatto che io, nel leggere una storia amorosa, mi lascio coinvolgere un po' troppo. Se sono ben sviluppate, le patisco particolarmente. Mi colpiscono lo stomaco, insomma. Ed in questo caso, sebbene il volume sia breve e i fatti raccontati siano solo il preludio di ciò che sarà, non ho potuto non incazzarmi per le ingiustizie subite dalla protagonista o non provare curiosità per un paio di intrecci che si fanno largo all'interno della trama. Questo è l'aspetto che mi ha colpito di più in assoluto. La capacità dell'autrice di saper coinvolgere il lettore e di saperlo fare nel poco tempo a disposizione, dal momento che ogni avvenimento si consuma in relativamente poche pagine. A tutta questa bontà però contrappongo una piccola nota negativa per i dialoghi, che sono sì chiari ed efficaci, ma ho trovato un po' anomalo o poco realistico, se vogliamo, il fatto che tutti i personaggi parlino in un italiano perfetto, tipo pubblicità degli anni 60, per intenderci. Non è una critica, forse solo gusto personale, ma avrei preferito, almeno in alcuni casi o per alcuni personaggi, un linguaggio più colloquiale, più realistico, appunto. Che non significa che avrei gradito un "minchia zia, mi sono presa del trough, porco". No. E subito torniamo in alto con un aspetto veramente notevole di quest'opera: i disegni. A mio modesto parere, con il tratto della Sergi per lo stile da lei rappresentato, possiamo tranquillamente parlare di professionismo al top. L'autrice non è un esordiente e lo si nota fin da subito. I disegni sono veramente ben realizzati, le tavole sono pulite, leggere, piacevoli da
da guardare. Ogni dettaglio è evidente ma mai preponderante. I visi dei personaggi, ed in particolare gli occhi, sono favolosi. L'uso del chiaroscuro, l'applicazione dei retini, la disposizione degli elementi nelle vignette. Tutto realizzato davvero in modo ottimale. E poi ho apprezzato moltissimo anche la fusione delle due culture. Perché se il tratto dell'autrice è decisamente nipponico, con nulla da invidiare agli esponenti del genere nativi del paese del sollevante, i temi trattati, i personaggi, le ambientazioni, i nomi sono tutti tipicamente italiani. Ho davvero apprezzato questa cosa, perché trovo abbastanza stucchevole quando un autore italiano scimmiotta le culture di altri paesi cercando di replicarne gli stereotipi o comunque gli elementi più in vista o più in voga. Ci sono naturalmente le eccezioni, c'è chi è realmente bravo a farlo, ma sono davvero pochi. Insomma, posso dire che anche questa volta leggere un fumetto apparentemente lontano da me, dalle mie abitudini, lanciarmi in qualcosa di sconosciuto, mi ha fatto scoprire un'opera ben realizzata, un fumetto bello e coinvolgente ed un'autrice parecchio brava. Significa che questo diventerà il mio nuovo genere preferito? No, non credo che neanche ci rientri tra i miei generi preferiti. Ma indubbiamente questo titolo mi è piaciuto e ne acquisterò i volumi successivi. Significa che anche se non siete amanti del genere, questa serie vi piacerà per forza? Certo che no, potrebbe piacervi come è piaciuta a me, magari di meno, magari di più, magari per niente. Sicuramente non potrete saperlo finché non proverete. Certo è che se una storia senza azione per voi non è una storia, Impossibile Amarsi non farà il miracolo. Se però siete già amanti del genere, andate tranquilli a colpo sicuro. Se invece siete aperti all'ignoto, questa potrebbe davvero rappresentare una gran bella scoperta. Bene amici, io con questo ho concluso, come sempre vi ringrazio di aver visto il video fin qui. In descrizione vi lascio il link alla pagina Facebook dell'editore e dell'autrice e dal sito dell'editore dal quale potrete acquistare il volume. Come sempre, se avete domande potete scrivermele qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale. Se il video non vi è piaciuto, siamo in un paese democratico, potete mettere il non mi piace, a voi la malapasqua, ma almeno ditemi il perché nei commenti così da aiutarmi a crescere. Ciao a tutti e alla prossima!